Armstrong sulla Luna, e la canzone che in quest'anno andava molto di moda era questa qua. E questo è l'ultimo del problema. Perché quando sei sposato da 30 anni e vai a casa e devi fare amore con tua moglie, dici è meglio lavorare un'altra torretta, perché stai a letto con una parente tua stretta. Poi c'erano i minacce da ragazzini. Se non vai bene a scuola, vai a lavorare. Ma due erano i lavori terribili. Due erano i lavori. Il barista e il meccanico. Dicevo, se non va a lavorare, mi hanno a far barista, tremavo. E io poi il barista l'ho fatto con mio padre. Alle 7 di mattina, 16 anni. Andavo al bar, dormivo in macchina, dormivo alla cassa, stavo così. Mio padre diceva ai clienti, fate piano che gli spicci che lo svegliate, perché stavo... a 16 anni stavo così. Mamma mia, con mio padre al bar quanto mi sono divertito. Porca miseria. Mio padre faceva una cosa bellissima. Noi eravamo due fratelli, siamo, e mio padre che non c'è più. Chiedemi un caffè. Sì, mio padre faceva un caffè. Noi dietro la macchina del caffè facevamo, di chi è il caffè? E mio padre fa, che c'è un documento, per favore, per... I lavori cambiano, per esempio, adesso al bar, cosa mi fa incazzare il bar? Io sono rimasto al bar. Allora, lo faccio con te. Allora, io sono il barista, chiedemi una Coca-Cola. Negli anni, guarda com'è cambiato, come si è semplificato il lavoro del bar. Prima caricavi, scaricavi le cassette, riempivi il frigorifero. Dimmi, chiedemi una Coca-Cola. Li mettevi dentro, hai visto, spariva il barista. Tu dici, ma andiamo a su. La Coca-Cola sta giù in fondo. Signore, arriva questo. Eccola, giusto. Oggi non c'è più questo momento, lo sai? Chiedemi una Coca-Cola oggi, 2018. Una Coca. 19. Una? Una Coca. Sì, dentro il frigo. Vai al frigo. Questo vale per una birra, chiedemi una birra. Sì, dentro il frigo. Già che ci va, pia pure la birra per lui. Tu servi l'altri. Che qualcuno fa qualcosa dal frigo che ci sto andando, perché tu è questo, no? C'è tanto, ci sto andando, che cazzo, fa un viaggio. All'ultimo sto andando via e mi dico, signore? Signore, deve pagare. Ho messo dentro il frigorifero, sono tutto dentro il frigorifero. Certo. Ti ho detto a uno! I lavori cambiano, si alleggeriscono, ma però pesano di più. Ad esempio, il meccanico. Ah, qui vengo, c'è il meccanico. Ah, si rompeva la macchina, si rompeva la macchina negli anni 70-80, rompeva la macchina. Lì il meccanico, mannaggia, queste macchine, è proprio il modello. Tutto a sozzo, no? Si metteva dentro il motore, si metteva dentro... Guardate, i meccanici negli anni mettevano la testa dentro al motore e parlavano con i pezzi, no? Con i spinterogeni, mannaggia, sentivi wow. E per anni e anni, certi meccanici, la faccia di questo, tu non l'ha mai vista. Era un essere mitologico. Metà meccanico e metà spinterogeni. Tu non capivi che era. No, perché lavoravano sul motore, staccavo lo spinotto, quando si pioveva asciugavi lo spinterogeno, spignevi, partivi. Adesso pure i meccanici si sono cambiati, perché le macchine c'è da un nonno, non ci stanno più. Dice, guarda, c'è una macchina, mi fa un rumoretto. Arriva vestito di bianco, con uno straccio di seta buona, di seta proprio di lino, così. Uno straccio arriva e fa, dico, buongiorno, ti sento? Di questa macchina sento che quando freno fa un rumoretto, fa. Quando frena lo fa? Faccio così. Non prima. No. Io freno. Appena frena? Dico, durante? Che cazzo? Che non so. Io freno, non è che dura 20 minuti la frenata, dura 3 secondi. Bianco, candido, sembra un chirurgo dei gemelli. Questa cosa deve lo fare. La miseria. Non ha ancora toccato la macchina, non la sta toccando. E siccome non è che. Questi rumoretti un po'. Capita. Aspetti, che chiama un altro? Ah, Giorgio, scusa, arriva un altro, uguale, no? Sempre così. 13, arrivano 13 persone intorno, pare in consulto, uno sta ben morire, no? Fa così. Lo sapevo. Ha detto, lo sapevo. In 13, lui ha detto, lo sapevo. Lo dovevi sapere all'inizio, cazzo, no? Dice, è la centralina. Dico, che famo? Già la centralina costa più della macchina. E dico, vabbè, sono 600 euro. Dico, guardi, lascia bene, rubo, denota un altro. Che 600 euro una centralina. Ormai il meccanico l'hai visto, anzi, ormai... No, aspetta.